Ci siamo perché c'è un qualcosa di riflesso. Dobbiamo decidere il vincitore oppure i vincitori del contest fotografico e qui con me c'è la giuria. Certo, una cosa che tengo a dirci è che la giuria è stata dal primo momento molto, molto compatta. Le fotografie selezionate, siamo stati tutti molto d'accordo dall'inizio, ecco, non abbiamo avuto problematiche, sono state talmente tante le fotografie ed erano tutte belle. Abbiamo avuto difficoltà perché dovevamo sceglierne solo tre. Le fotografie che sono arrivate, veramente ne sono arrivate tante. L'unica difficoltà è stata proprio nel selezionarle, ma nel segnare il primo, il secondo, il terzo posto. Solo c'è da dire anche un'altra cosa, che abbiamo un secondo posto ex aequo e quindi ci dovremo rivedere solo per essere ancora più sicuri nel decidere sul primo, secondo e terzo posto. Però è andato tutto bene. Infatti queste fotografie parteciperanno poi al Coffee Film Festival, quindi davvero sono delle realtà che si incrociano e che poi danno vita ad un qualcosa di speciale, perché c'è stata una grande sinergia tra associazioni. Sì, noi quest'anno abbiamo approfondito ancora di più questo nostro, tra virgolette, amore che c'è tra il Photo Days e il Coffee Corto Globo e tra la fotografia e il cinema. Infatti oggi proietteremo i vincitori della nostra ultima edizione, che sono due film molto belli, molto forti, ma anche simpatici, perché entrambi hanno una vena comica. E Paolo, insieme all'organizzazione del Photo Days e agli artisti che hanno partecipato, ci onorerà di ospitare i vincitori del Photo Days alla prossima edizione di Coffee, con queste foto che sono molto molto, come diceva Paolo, belle. E al tempo stesso, infatti, la bellezza di queste foto, parlo dei vincitori, non voglio dare nessuna anteprima, ha convinto tutti che siamo d'accordo su quelli che saranno i vincitori. E sì, e quest'oggi abbiamo due giurate d'eccezione, le simpaticissime sorelle Pipolo, benvenute innanzitutto. Grazie. Ogni anno è sempre per noi veramente un onore avervi qui al Photo Days. Sì, ringrazio tutti quanti, l'organizzazione, per averci invitato questa volta in veste di giurate e in un'iniziativa che noi crediamo molto, proprio perché dà ampio spazio ai fotografi, che sono fotografi professionisti, ma tutto quello che gira intorno alla fotografia e alla cultura fotografica. E questo, ancora una volta, voglio ringraziare veramente tutti gli organizzatori, proprio perché, soprattutto Paolo, perché è un grande amico e veramente, ecco, noi portiamo avanti quella che è un po' la tradizione di papà, ecco, in questo modo, e non ne poteva essere giorno più bello che quello della festa del papà, di essere venuti qua, ecco, quindi proprio è un regalo che abbiamo voluto fare anche noi al nostro papà. Assolutamente sì, perché è stato un grande. Che cosa vi ha regalato e soprattutto che cosa voi adesso vorrete regalare a coloro che, insomma, vogliono le vostre fotografie? Allora, noi siamo contenti di essere qui, quindi ringrazio anche io ovviamente gli organizzatori dell'evento, e ci piace soprattutto questo fatto di premiare i giovani, quindi la fotografia, e di dare ampio spazio anche a questi ragazzi che fotografano e che si danno da fare, ecco, che portano avanti una bellissima arte che è quella della fotografia.